Signori, salve a tutti e benvenuti al terzo unboxing di pacchi cinesi. Questa volta probabilmente ne abbiamo più di tutti e questo qui ha già rotto le palle. Cominciamo come sempre con quelli più piccolini e questo qui sembra contenere qualcosa di abbastanza furbo. Oh sì, questo qui è il pulitore da tastiera. Sto inquadrando. Aspirapolverino da tastiera. È una figata perché quando avete la tastiera sporca fate... Non avete idea di quanto sia plasticosa questa cosa qui, ma si può mettere anche le setole. Ma non ce l'ha un tasto di accensione. Vabbè, saluti proprio. Qui c'è qualcos'altro dentro. Ah, mi hanno spedito anche il portacuffie assieme, quindi questo è un 2 in 1. Sì, come vedete è tipo così, fibra di carbonio, abbastanza ganzo. Sì dai, c'è spazio per le cuffiasse. Beh, ci metto dentro le cuffie Xiaomi wireless dell'altra volta. Secondo pacco! Vediamo che cosa... questo qui sembra un pezzo di grana. Piccolo taglierino, o come cavolo volete chiamarlo, trancino, trancetto. L'ho ordinato praticamente prima del primo video unboxing dei cinesi ed è arrivato adesso. Poi c'hanno sta fissa per sto tipo di imballaggi qua così a scorrimento. A me fanno proprio... Ha le scritte cinesi sopra. Però, però tostissimo. Ma devo smettere di tirarlo dentro. E siamo a due cose gialle dalla Cina. Basta tirarlo dentro! Questo qui è... un altro porta auto del cazzo. Porta telefono per auto, solo che di quelli da griglia. Non sto qui a farvi perdere tempo. Questo qui è minuscolo, però sembra anche bello, no? Sembra che ci sia qualcosa di... Adesso c'è scritto... No, meglio che non dica niente. Più che altro questi sarebbero dei... Cioè sarebbe un kit che ho comprato già una vita fa che dovrebbe essere contro i punti neri. Però nel frattempo me ne è stato mandato uno anche più bello. Vediamo qua... C'è l'aria dentro. Cos'è? Praticamente sarebbe un adesivo, degli adesivi da mettere... sull'interruttore della luce. Avete presente quei cosi cinesi dell'altra volta che dovevano aiutarti a tenere sui cavi di plastica? Mi sa nel primo unboxing, non lo so. Beh, non vanno un cazzo, non attaccano niente neanche per 5 minuti. Vabbè, questo. Che cazzo. Tutta sta manfrina per uno sdoppiatore di quel cavo a 4 pin dei LED. Eccolo qua, in sostanza cosa mi serve per comandare i LED dietro la scrivania e quelli dentro il computer al contempo dalla mia scheda madre, visto che ha un'uscita sola, ci metto questo e li collego qua. Molto, cioè, beh, questa cosa non era divertente, lo ammetto. Vabbè, però dovrò comprare qualcosa di utile ogni tanto, sennò che cazzo. Poi... c'è molto altro ancora da scoprire. Io ve l'avevo detto che sarebbe arrivato qualcosa di divertente. Ecco qua. Mettiamo una pallina da basket lì. Chiudiamo e praticamente adesso possiamo giocare. Dovresti riuscire a fare, eccolo lì, canestro, come vedete. Oh, canestro! Dio, si è già rotto. Cos'è? Ah, c'è dentro un altro... No, no, questo non è un pacco, è proprio l'oggetto. Sì, doveva illuminarsi. Dio mio, ma è proprio fatto della peggio plastica. Cioè, neanche è un cubo da quanto è stampato male. Cioè, ma sul serio, te lo danno con le pile scariche? È qualcosa di... Oppure non funzionante direttamente, il che è più probabile. In teoria questo sarebbe decorativo, no? Te lo metti lì e lui fa tutti i colori dell'arcobaleno, solo che non... Vediamo qualcosa di funzionante. Eccolo qua. Scusate, è inutile che parlo sopra gli unboxing perché so già che fa un casino boia. Questo qui sembra qualcosa di interessante. Signori miei, eccovi qui l'orologio meno costoso del mondo. Sono 2,50€ per questo splendore che potete rivendere su Instagram a circa 20 volte il suo prezzo. Oppure potete regalarlo e fare quelle mosse strane. Non me lo metterei al polso neanche se desiderassi il tetano. E poi un pa... Ah, sono i cappelli di Natale per sedie. Non sto scherzando, è veramente in formato sedia. Siamo a febbraio, ma va bene. Questo qui in realtà so già che cos'è. L'ho ordinata circa 3 mesi fa. Oh, grazie del regalo. No. Che
cazzo ha fatto sto packaging, Dio santissimo. C'è una sola cosa che dovevate spiegare, così. Mock, te faccio il culo, rulo. Ecco, la mettete qua così. Non è che c'è scritto on e off. Eccola qua che si illumina. Fichissimo. Mistico. Buona, sono rimasti due pacchi. Non è solo un altro supporto per auto, è lo stesso che ho ricevuto la prima volta, solo che il secondo l'ho ricevuto adesso. Forse mi viene già in mente di che cos'è, e tu puoi andare via e qui vi racconto una storia, perché se non mi vanto di quello che c'è qui dentro, allora non mi posso vantare di niente. A parte di questo 42.5 mm f1.2 che mi ha mandato Panasonic, 1400 euro! La storia è la seguente: più di un anno fa ho acquistato questa, quasi due, dai, ma non lo so, questa Eken H9, ok? E ce l'ho qui adesso perché nel frammente avevo messo il mio link e tramite il Get It Free di Gearbest, che poi nel tempo è diventato una schifezza come tutte le altre promozioni di Gearbest perché quei cinesi pensano solo a incassare soldi, sono riuscito ad ottenerla non gratis ma bensì a un centesimo, ma questo ormai 6 mesi fa, quindi io l'ho comprata e dopo 4 mesi mi dicono che non posso più averla e che devo cambiare la mia scelta con un oggetto di pari valore, cioè qualcosa da un centesimo. Ma lo vedete quanto possono essere pezzi di merda? Allora io ho un po' contestato e alla fine mi hanno detto: vabbè, sono finite le scorte, prenditi quella più simile che c'era, che poi è questa, che è la stessa identica cosa, quindi io non so veramente di cosa si lagnassero. Vedete, vogliono solo i tuoi centesimi. Quindi mi è arrivata questa, dopo un anno praticamente sono uscito ad ottenere questa bellissima fotocamera, che vabbè, guardate, c'è, cioè, già nella confezione arriva storta. Autentica H9, no? Ma perché magari uno, cioè, tra i 1200 rebrand si dimentica di quale sia effettivamente quello che si chiama H9, quello che si chiama C-Coso. Vedete, il bello di questa è anche che oltre alla, vabbè, che io la volevo blu come la, quella originale, però me l'ha data questo colore qua, è che vi danno un sacco di accessori. Quindi potete utilizzarla con questo qui, un po' di fascette, questo qui e tante altre cagate che non sto qui a farvi vedere, che chi se ne fa io. So, ecco, queste pellicole qua, chi le tiene sta male. Potrei portarmela per... boh, tanto i telefoni fanno le foto e i video uguali, se non meglio. Ha una sua decenza. Con questo video io ho finito, spero vi sia piaciuto. L'ho registrato tutto col mio nuovo obiettivo Sigma 16mm f1.4, di cui fra un bel po' arriverà la recensione, e sembra in assoluto uno dei migliori da utilizzare su un micro 4 terzi. E quindi sì, sono molto fiero del mio equipaggiamento al momento. Forse lo completerò con un obiettivo zoom, chi lo sa, non so come chiudere. Se vedremo. Sì, spegni.